io sono Sara e vicino a me c'è Gianluca, è mio marito, siamo sposati da 10 anni e abbiamo 2 bambine di 4 e 7 anni. Viviamo in un quartiere alla periferia di Roma che si chiama Villaggio Breda. Sì, è un bel quartiere, era il quartiere degli operai dell'acciaieria Breda, è nato durante la prima della seconda guerra mondiale ed si chiama Villaggio perché ci sono delle piccole case popolari dove vivevano proprio gli operai della Breda. E io non vengo da questo quartiere. Quando eravamo fidanzati e dovevamo cercare casa, e a me ha colpito molto questa zona e mi sono ritrovato molto sul tema dell'essere un operaio. Mi sento molto questo nella vita, cioè essere un umile lavoratore, un po' come diceva Benedetto XVI, mi ha sempre colpito questa cosa. La particolarità è che viviamo praticamente attaccati a Tor Bella Monaca e tutte e due frequentiamo la parrocchia Santa Maria Madre del Redentore, che si trova al centro del quartiere di Tor Bella Monaca. Frequentando la parrocchia ho conosciuto famiglie e ragazzi con delle difficoltà importanti alle spalle e ho cominciato a vivere con loro facendo diverse attività nell'oratorio. Una tra queste era frequentare il centro diurno. Il centro diurno è un centro dove i ragazzi, dalla scuola dell'infanzia fino alle superiori, frequentano per fare i compiti, per vivere insieme, giocare, fare catechismo, anche le attività sportive che ci sono all'oratorio e avere davanti a loro un esempio diverso, perché sono tutti bambini e ragazzi con famiglie in difficoltà, che possono essere difficoltà economiche, sociali e di diverso tipo. Quando ho conosciuto Sara, che mi ha presentato il suo oratorio, e io la prima realtà che ho conosciuto è stata proprio quella del centro diurno e io ne sono rimasto colpito, oserei dire quasi innamorato, mi è sembrato proprio oddio, voglio fare quello, quindi è stato un po' due pezzi di puzzle che si sono incontrati in questo. Noi abbiamo 2 bambine, come ho detto, veramente il nostro sogno era avere una famiglia un po' numerosa, ma in realtà non è stato possibile perché abbiamo perso diversi bambini e il nostro vivere, io sono un'insegnante, quindi io vivo con i giovani, anche ecco, come anche il mio lavoro è con i giovani. Il nostro continuare a vivere, ecco, proprio vivere con i giovani e per i giovani nell'oratorio, in questo caso nell'oratorio di Tor Bella Monaca, ci ha aiutato tanto a vivere le difficoltà che abbiamo avuto ogni volta che perdevamo un bambino, insomma. Diciamo che non ci siamo mai affranti, scoraggiati, questo no. E in realtà, cioè, per noi l'oratorio, anche il centro diurno, ma anche proprio l'oratorio per noi è una famiglia e ci aiuta e ci sostiene, quindi è un dono ogni giorno, sia quando facciamo volontariato, quando per noi è un pensiero felice, un pensiero bello che ci aiuta. Tanti anni fa, prima abitavamo nel campo, avevo il lavoro precario, dal lavoro precario poi sono passato al lavoro fisso. Dal lavoro, come ho ottenuto il lavoro fisso, pur di uscire dal campo, diciamo, ho cercato subito una casa in affitto. Trovando la casa in affitto anche con l'aiuto della comunità, ci hanno dato, diciamo, un sostegno nel cercare, nel fare, nel muoverci, perché non era facile, fino a che non ci siamo riusciti. Siamo entrati in affitto, dopo neanche 3 anni, ho visto che il lavoro ormai era a tutti effetti stabile, col contratto a tempo determinato mi sono detto compro una casa, e così è stato, ma anche per garantire un tetto ai miei figli. Quando è nato il centro diurno io ero lì, ero un'animatrice e subito mi sono messa a servizio, no? Era un gioco, era bello, però era proprio mettersi a servizio di questi bambini più difficili. Dopo un paio di anni al centro diurno arriva una bambina, la mamma se n'era andata di casa e c'era solo il papà, che aveva lei e un fratello e una sorella più grande, però tra difficoltà economiche, quindi non aveva lavoro, ma anche proprio difficoltà dovute anche difficoltà sociali, culturali, insomma non riusciva a occuparsi di questi bambini e cominciarono a frequentare il centro diurno. Questa bambina quindi era piccola, aveva 6 anni, però le mancava proprio la mamma. E le suore salesiane hanno cominciato ad affidarcela, quindi ogni tanto veniva a casa nostra, all'inizio era ogni tanto, poi sempre più spesso siamo occupati di lei, anche della famiglia, anche del padre. Francesca è cresciuta con noi alla fine, era una bambina bravissima e intelligente, quindi è riuscita a fare le superiori e andare anche all'università. L'abbiamo sempre sostenuta in tutto, economicamente, ma anche proprio a livello di affetto, a livello di tutto quello che aveva bisogno e ancora è così.
È bello perché l'esperienza che ha fatto Sara con la sua famiglia, tante altre famiglie l'hanno fatta al 101 con tanti altri bambini. Era proprio questa una delle metodologie educative che fin dall'inizio abbiamo messo in campo, hanno messo in campo le suore e i sacerdoti di allora, probabilmente avere delle famiglie di prossimità. Quindi questo ha permesso non soltanto al bambino di avere un sostegno stabile, di poter continuare a vivere nella propria casa e di vivere al centro diurno durante la settimana. E quindi gli permettevano anche di fare i compiti, di avere un sostegno ovviamente scolastico, fare l'attività sportiva, partecipare al catechismo, mangiare in maniera sana. I ragazzi crescono anche solo frequentandosi insieme, cioè vuol dire socialità. Finché loro socializzano, imparano l'uno dall'altro, anche con tantissimi caratteri diversi, ma li fa crescere tanto, con culture diverse, tanti ragazzi anche di origini diverse, ma lo fanno sempre in amicizia. E questo vuol dire il bello della vita, crescere in amicizia. In realtà tutte queste attività che aiutano i bambini, no? Ad essere sì, a stare bene tra loro, sono attività che hanno alla base quello di che hanno tutte le famiglie, quindi chiedersi scusa, grazie, ed è proprio un po' contrapposto a quello che invece purtroppo non vivono questi bambini nelle loro famiglie. Quindi queste parole chiave che fanno in modo che nella famiglia si stia bene, grazie, scusa, nelle loro famiglie non vengono nominate. Quindi al centro diurno proviamo proprio questo, no? Proviamo a dare un altro esempio, che loro possano proprio far loro e poterlo così portare avanti nella loro vita futura. È bello vedere come cambiano direttamente quando vivono un ambiente in cui si sentono accolti, protetti, sostenuti. Tutti pensano che un bambino che si arrabbia è un bambino che ha problemi. In realtà un bambino che si arrabbia e che esprime una cosa che non gli piace è un bambino che ha la libertà di dire quello che non gli piace. E questa cosa, quando accade, l'occhio dell'educatore non è quello di sgridarlo, di dirgli guarda stai sbagliando, ma è quello di ascoltarlo. Per questo noi ci chiamiamo Casa Mia, Casa Nostra, perché è un luogo dove i bambini possono essere ascoltati. Quando abbiamo conosciuto Sor Severina, oltre a far venire il nostro figlio più grande, che adesso è il più grande, avevamo cominciato anche noi. Lei ascoltava noi ascoltavamo i nostri figli e viceversa ci si ascoltava tutti. E ci ha dato tanto. Lei in primis come persona, così come tante altre persone fino ad oggi. La comunità nostra, questa è. La parrocchia nostra, cioè l'oratorio a casa mia. Ormai dal aver avuto il primo figlio, oggi ne ho 7 e quindi sono quasi 18 anni. Quindi noi apposta l'abbiamo chiamato anche casa mia, casa nostra, perché è casa nostra. Cioè comunità vuol dire anche questo, la parrocchia nostra è famiglia, cioè è la comunità.